A tutti noi dispiace sprecare il cibo, ogni giorno però ne buttiamo 100 grammi a testa, che diventano 37 kg pro capite, 85 a famiglia ogni anno, un valore per ogni nucleo familiare pari a 450 euro, ma non solo, è anche un costo per smaltire i rifiuti e un peso notevole sull'ambiente. Ne ha parlato l'altra sera a Modena il professor Andrea Segrì, autore del libro Il metodo spreco zero. Sentiamolo al nostro microfono. Noi siamo partiti da un'indagine scientifica, è anni che investighiamo nei nostri comportamenti, arriviamo fino al bidone della spazzatura per capire cosa c'è ancora di buono. Abbiamo scoperto che purtroppo il cibo sprecato è ancora parte, diciamo, integrante della nostra vita, perché soprattutto nelle nostre case che si spreca. Sì, è vero, qualcosa rimane nei campi, purtroppo non si raccoglie, l'industria, la distribuzione, i supermercati, ma è proprio a casa nostra. E abbiamo fatto un'indagine, l'abbiamo chiamata i diari dello spreco, 400 famiglie che sono sottoposte a un'indagine quantitativa ed è venuto fuori un dato veramente inquietante. Nella filiera campo tavola ciò che si getta via a casa rappresenta circa il 70%, in valore sono qualcosa come 12 miliardi di euro. Abbiamo costruito il metodo spreco zero in 7 giorni, il lunedì invece di metterti a dieta compila un questionario che è quello e capisci dove sbagli e eviti gli errori. Ho messo l'hit parade degli sprechi e dico i primi 4, e sono la frutta, la verdura, il latte, i latticini e il pane. Questa cucina delle piccole cose è proprio insegna come recuperare tutto, la briciola di pane piuttosto che l'insalata che non puoi mangiare il giorno dopo. È un mondo che in realtà conosciamo, dovremmo conoscercelo, siamo perso qualche anno fa in questa società un po' bulimica, un po' frettolosa. Il libro è un manuale di buon senso, non ho scoperto nulla, però consiglio di leggerlo, non tanto perché è un libro, certo. In rete si trova tutto, è il contrario di tutto, questo è un libro scientifico con le fonti, meditato, scritto da un gruppo, io sono il firmatario principale ma non ho lavorato soltanto io.